Ciao ragazzi, ci siamo benvenuti ragazzi, sono Matti Mars e siamo qua oggi a FIFA 18. Facciamo la carriera, perché io l'ultimate team non sono. In realtà non mi piace tanto, anche perché si basa un pochino sul pay to win, quindi preferisco la carriera, che poi uno riesce anche ad amare di più i propri giocatori, vedendoli crescere, tutto mi piace di più, più simulativo. Quindi noi siamo con il Bari perché abbiamo cominciato, questa è già la terza stagione, perché abbiamo cominciato con il Bari in Serie B che ha vinto. Faccio un piccolo riepilogo perché è già un mese che non gioco più, ragazzi, che stavo aspettando il joystick nuovo, che è questo. Non è che ci ha messo un mese per arrivare, ci ho messo un mese per decidermi a comprarla, perché siccome l'avevo già preso quando comprai FIFA e mi è durato solamente 4-5 mesi, e siccome mi ha fatto un po' girare le balle, quindi sono rimasto un mese lì a pensare, ma mi tocca prendere, insomma, a rompere le scatole quando succedono queste cose qua. Però questo qui sembra funzionare benino al momento, vediamo un po' quanto dura. E tralasciando questo, era più di un mese che non facevamo più niente su FIFA, e mi dispiace perché insomma abbiamo sempre il nostro Barry con il nostro mitico allenatore Alonso Canà. E oggi abbiamo la nazionale Francia, perché avevo detto che in questa stagione avrei allenato anche una nazionale, se ci davano l'occasione di allenarle una decente. Ci è stata offerta la Francia e abbiamo accettato l'offerta. Non vorrei mettere troppo carne al fuoco, perché già la Serie A, anche se siamo tipo alla seconda partita, l'altro anno che abbiamo fatto una di B l'abbiamo vinta, ne abbiamo fatto una in A e siamo arrivati secondi. Quest'anno siamo alla seconda partita della terza stagione, praticamente, oppure della seconda stagione in Serie A, sempre con il Bari. Però ho fatto un po' di simulazioni in off camera, ho visto che è tosta più dell'altro anno. Comunque, quest'anno abbiamo persino la Francia da giocare. Io non l'ho ancora, non l'ho mai fatta, non ci ho mai fatto una partita perché l'offerta è arrivata praticamente adesso. Quindi la Francia sono già 19 punti primi in classifica, c'è la Romania, la Scozia, l'Irlanda, l'Austria e l'Ungheria. Quindi noi ce la giochiamo. La rosa abbiamo Griezmann, Mbé, Kanté, Lemar, Pogba, Dembélé, Sidibé, meno male sono francesi, Varane, Umtiti, e se che sembra la nazionale africana questa, e Mendy. Riserva abbiamo Ruffier, Lacazette, Tolisso, Laporte, Benzema, Kurzawa, Bakayoko. Sicuramente meglio del Bari, ovviamente. Però la testiamo proprio adesso, sta squadra, che io poi le mie conoscenze calcistiche sono praticamente pari a zero, no? In bianco mi sembra che tu ci abbia un pigiama, sei pure brutto. Vediamo, non l'ho mai provato, eh. Vediamo come funziona. Mi devo anche un po'. Andiamo avanti. Ecco. Devo anche ricordare un po' i tasti, Ci ha perché detto dopo un Berci, mese che tutto da non vivere. Due rientro. squadre pronte a darsi battaglia, a regalare spettacolo. Non cambiate canale. Non cambiate canale, vedi tu? Benvenuti a questa nuova partita Qualificazione. dei gironi di Coppa da Piero Gippardo e Stefano Nava. Ciao a tutti. È tutto pronto per il calcio d'inizio del match tra Francia e Irlanda. Protagonista del match di oggi, queste due nazionali, Stefano, scendere in campo indossando la maglia del proprio paese regala sempre Dovrebbe stimoli essere ed abbastanza emozioni facile questa incredibili. Giocare in qualificazione, perché nazionale insomma non è Romania, soltanto attuale Scozia, bandiera, ogni Irlanda, Austria calciatore è capisco i l'ultima che giocatori non di ho club letto, che rischiano di vedere o non mi sembra infortunarsi tutta alcuni dei loro sta. giocatori Però, migliori, è già sai, con una capitato. squadra Ma che non quando c'è si mai gioca per il proprio giocato. paese passa tutto in secondo piano. Ci siamo, possiamo cominciare. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa.
4-4-2 è il modulo in campo per questa sfida, con uno dei due attaccanti che agirà alle spalle del riferimento centrale. Nelle intenzioni del tecnico. Scatto buono, passala. Porca. Comunque costretta a buttare via il pallone. La vedo bella aggressiva la Francia. Puntiti, muoviti. Punta l'area. Pa. Vai, no, se passava un pochino più tesa era buona. Possibilità per la ripartenza. Oh. Arthur. No, è questo. Segnalazione che ferma il giocatore tutto solo. Hai capito? Un'azione spettacolare, deve essere vincente, ma è giusto fermare il gioco. Aggressiva, aggressiva, tra un po' mi staccano il gol. Vabbè. Vabbè. Io ragazzi non sono più in forma come prima, perché ho fatto un mese di assenza, quindi a malapena mi ricordo di tasti. Coleman. Grande. Ci sono metri a disposizione. Cerca il numero, ma non riesce. Giù. Kanté. Antoine Griezmann. Vai, su, ce l'hai, corri. Lottano. No, ma allora... Attenzione, intercettando il lancio. Potevo anche tirare di lì però, volendo. Ero coperto. Ottima. Grande. La chiusura, ferma l'azione. Kanté. Ma sono verdi, si confondono con il terreno, li vedo male. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Vai. Palla buona per Mbappé. Oh! Che angolino! Da vedere se proveranno a spingere per fare bello altro, se magari si affideranno. Potessi comprarli questi giocatori qua. Sfruttare eventuali spazi. Bella questa, bel no? Questo Stefano. Sì. Non pensavo venisse così angolato. È preciso, si è presentata l'occasione e non ha sbagliato. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Qua sotto le gambe anche del forse l'ha anche toccata, non so. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Oh bello. McCarthy. Guadagna metri verso l'area. Ready. Oh, grande. Nessun problema per la difesa che recupera. Fuori. No. C'è il tocco sulla fascia. Ottimo pressing, recupera il pallone. Sono tosti che si cade la Francia, Ah, l'ho bruciato, ho fatto il complimento verso il pallone. Ecco McCarthy. Buono. Intacco. Non è stupido. Vai. Bollo. Calù. Può colpire da lì. Si porta la più due con questa cosa. Questa era scritta. Rassicurante. Che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Bella squadra. Questo mi permette di non affrettare i tempi e lasciare bei passaggi filtranti. Ha trovato una traiettoria pazzesca, un gol straordinario. È davvero un bel gol. È riuscito ad imprimere alla palla una traiettoria che ha sorpreso il portiere. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Clark. Ho sbagliato qua io. Non ve lo fa l'asciugato. Mbappé. C'è spazio per andare. Vai, eccolo. Antoine Griezmann. No. Parata straordinaria, come un gol. Era troppo lontano. Touche, rimessa con le mani. Griezmann, occhio in mezzo, può cercare il cross. Troppo sotto. Siamo al 40esimo, c'è tutto il secondo tempo sempre. Arthur. Dovremmo stare abbastanza tranquilli. Grande. Lemar. Antoine Griezmann. Ci
fosse qualcuno da inserire nel Barbie, lo so che dico è una pseudo bestemmia quello che ho appena detto, però l'extra time sarà di 2 minuti. Long. Soprattutto la difesa. Kanté viene pressato. Griezmann. Finita. E l'arbitro dice che può bastare, ma da tutte le. Ok, comunque dai, Francia Irlanda. Gara che riprende con la Francia in possesso di palla. Kanté. Occhio al suo movimento. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria. I difensori ovviamente corrono poco. Boh. Qualcuno? Brutto cross, c'è il recupero. Non si presenta Allontana il nessuno. pallone di testa. Mbappé. Griezmann. Ragazzi. Ottimo intervento. Questa Francia c'è Buono qui l'attacco e l'intervento la dei difesa difensori. che sono ottimi. Guadagna metri. Evidentemente ci siamo sbagliati qui. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato su livelli interessanti. La sua tenacia viene premiata con un gol che permette alla sua squadra di chiudere il primo tempo in vantaggio. Il tecnico spera che possa ripetersi sugli stessi livelli anche nella ripresa. Occhio a Pogba. Altro collettino ci sta però, Si abbassa per ricevere il pallone. Guadagna metri Griezmann. Para senza nessun problema qui il portiere. Da poi il vizio tra tutte la sotterra. Ora a distanza ravvicinata va Protegge il pallone bene, dal ma salto degli no, avversari. sbagliato, Si scusate. continua. C'è il vantaggio. Lemar. Può avvicinarsi alla porta. No. Occhio alla rimessa per la Francia. Ci sarà un cambio. Mbappé. Non è solo. Occhio al cross per Griezmann. E Qualcuno? ci sarà un'altra rimessa laterale. Lemar. Oh, questo è matto, uscì così. Mbappé. Sale Griezmann. Fuori gioco davvero millimetrico. Bravo l'assistente in questo caso. Non era Allora, comunque più Dembélé, un'occasione da rete. Tolisso, vieni Tolisso. Minchia, C'è soluzione 87. dunque della Francia. Io già se compro forse a gennaio per il Bari compro Gabigol, Beccati. forse tento di comprarlo, che è un Bene qui il 80, difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha 86 è riconquistato il la palla. massimo che posso fare, Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. 87. Comunque nettamente Si superiore avvicina all'area. Paul Pogba. Oh, è Smetta qui arrivato. la minaccia. Arthur. Long. Pogba. Antoine Griezmann. Interrompe bene Ah, oh, si è l'azione, girato. intercettando il lancio. McCarthy riescono a recuperare il possesso. Grande Lemur. Mbappé. Scivolata intuitiva. Vai Kanté. C'è Punta una l'area. rapidità sti giocatori qui che è allucinante. Gran palla, pericolo. No, Ancora il era difensore che marcato, continua a non gliela puntare più faceva alto il pallone. attirare. Kanté. Palla schizza E... via dopo il contrasto. Arthur. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso il vantaggio. Fischia l'arbitro, punizione. 85-86, Lemar L'allenatore sta per mandare in Bakayoko. campo forze fresche. Io più di 80 non ce la faccio. Volete un benvenuto? Ancora
ancora 5 minuti da giocare. Occhio a Joe sul primo buono. Allontana di pugno. È fuori, il pallone in out, concedendo la touche, la rimessa laterale. Vai. È stato fermato dal difensore. È fuori. Ready. È tutto solo. Mamma mia, ha rischiato il fallaccio. Ci saranno 2 minuti di recupero. Vai, ottimi, vai, 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 vai. Niente, finita. Non c'è più tempo, finisce qui la partita. Ma comunque la Francia è nettamente superiore. L'arbitro mette la parola fine su questo match, ovviamente molto sentito, molto emozionante, soprattutto per i tifosi. Si è visto e si è sentito, tra queste due squadre c'era grande rivalità. Entrambe hanno dato però il massimo, battendosi fino all'ultimo minuto. I vincitori stasera faranno sicuramente tardi. Da, non si saprà mai. Allora, questo è per quanto riguarda la nazionale che abbiamo scelto di allenare nella sezione carriera. Ma noi abbiamo anche un'altra partita. Abbiamo la Romania pure. Infatti potevamo allenare i nostri giocatori, non li abbiamo allenati bene, mi fa piacere. Sempre cose fatte bene e con attenzione. Allora, vediamo un po'. Signor Canà, la trattativa per il trasferimento di Aird è saltata, vabbè. Poi, salve Ronzo, o Canà o Ronzo, mi dovete decidere. Ne ho finito fino a questo Ronzo, che è tutta questa conferenza. Il resoconto finale su Dodi Luchebakio. Già il nome non mi ispira. Dodi Luchebakio, un 72. No, perché poi adesso dobbiamo vedere bene cosa ci servirà. Questo è il resoconto su Jonathan Bamba della Juventus, 74, però AS. Sì, potrebbe. Per quanto riguarda il Bari, José Victor Vireira de Silva de Coimbra Guimarães, poi 69, no, ok. A noi ci servirebbe, poi modificheremo le ricerche, poi vedremo per il Bari cosa ci servirà. Adesso facciamo quest'altra partita con la Francia e poi dopo credo che toccherà al Bari. Vediamo un po' come è messo il Bari. Allora, a parte i capelli che si spoligano, noi siamo gialli, no, ok, noi siamo questi. Vai di giallo, vai. Che bella squadra, Francia. Purtroppo non mi potrò mai permettere, almeno per quest'anno, di comprare dei giocatori forti così. Però quest'anno con il Bari siamo su un overall. Stiamo andando su gli 80. Quindi non sono messi male. Ora, almeno che la Romania non sfoderi, chissà cosa. Giocare in nazionale è il massimo traguardo al quale può ambire ogni calciatore. Capisco i timori dei club che rischiano di vedere. Che è successo? Non ho fatto niente. Non ho toccato nulla. E fallo. Io la Romania credo che non abbiano nemmeno il pallone tondo per allenarsi. Poi mi sbaglierò. Vai di contropiede. Altalo! Un po' la coppa. Puntuale qui il difensore nel recupero. Grazie il Bari così. Griezmann. Vai Griezmann, vai! Francia che si avvicina alla zona d'attacco. Oppa! No! L'ha toccata quel maledettaccio! Per un pelo, non può faceva con lui. Allora, non troppo sul portiere. Occhio al pallone in mezzo. Cavolo, saltato però. No.
murato dal difensore. Ho fatto il pallonetto e ho sbagliato. Che fucilato. Cross verso il centro della... Dai, dai, tira! Qualcuno tiri! Ancora calcio d'angolo. Ma ci si fa. Tatarassursu, come si chiama lui? Questa c'ha le mani che gli entrano dentro il palo. Occhio al corner. Dai, 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 insistere! Fatica a ragionare, è costretta a buttare via il pallone. Occhio al suo movimento. Colpito il pallone dal difensore. Difesa sotto pressione, costretta a questo rinvio. Lemar. Dai, oh, però ragazzi, se state tutti lì raggruppati. Occhio a Griezmann. Tira, ma... Sicuro, intervento. Però si tiri dritto per dritto. Marin, palla girata sulla fascia. Andone. Con cui sono un buon pallone a centro. Bravo, per caso, ma bravo. Guarda, guarda, maledetto, guarda. Non riesce a tenerla in campo. Mi spinge, dai. Gaman. No. Può correre lungo la fascia, sta avanzando, palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Antoine Griezmann. Ancora, 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 però rapido. No. Non voglio. Cibrian Tatarujanu. Chi? Cicili. Di testa. Stato fermato dal difensore. Vai, 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 vai. Può servire un compagno. Attenzione a poco. Hanno aperto le marche. Che gol bruttissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Gol bruttissimo, eh. Erano la squadra favorita alla vigilia, lo stanno ampiamente dimostrando. Finora hanno tenuto saldamente in mano il pallino del gioco, come testimoniano anche il maggior numero di conclusioni verso la porta avversaria. Hanno aperto le marcature. Si sono dei giocatori buoni, il problema è che sono in mano mia. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Muoviti però, muoviti, corri. Si avvicina all'area. No, perché il tacco? Come lo odio il tacco io. Perché? E possono ripartire. Kanté. Vai. No. Vabbè. Punta l'area. Pogba. Alla messa bene in mezzo alla posta. Che... ha risolto una situazione complicata concedendo il male minore, il calcio d'angolo. Ok. Pallone in mezzo. Bello! Si porta la più dura. Questo è stato bello. L'ha bucato il portiere, l'ha ammazzato. Ha proiettilato, gli ha tirato. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Quanto costerebbe il portiere, l'ha toccata, Pogba? Ma non è riuscito a evitare che la palla entrasse. Madonna, che sfucilata gli ha tirato. Gol che ha seppellito. Bello. Quanto costerebbe? Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Marin. Dopo voglio andare a vedere su, solo per curiosità. Lo stinga shot. No, ma fa buono. Si andrà avanti a giocare per altri 3 minuti. Rimessa con le mani, okay. Da buona posizione. Ah, comunque 2-0, sì, è vero, perché abbiamo fatto un gol prima, anche se bruttarello, però
riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Pallone molto pericoloso. Oh. Attenzione al tiro. Supera il portiere qui. Meno male che si scarponi. Tebele Tlisso. Venghi. Meno male che scarponi. Non so come abbia fatto a sbagliare una cosa del genere, però. Occhio al tiro della batteria. Andone! Oddio, che è successo? E dopo la fine della adesso non va a prendere il pallone. Neanche il campetto scolastico si gioca così male. Vabbè. Comunque dai, oh, Romania, Cioè. Gara che riprende con la Francia in possesso di palla. Perché fischi? Che è successo? Marin. Andone. Pogba, anche in difesa. Fa tutto lui. Tolisso. Ma perché fischi? Non ho capito io. Occhio al suo movimento. Lemar. No. Che. Può fare un'altra cosa, niente. Grande. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Corri. Guarda che se mi insegue. C'è spazio per andare. Oh, che tiraccio. Fallo. Che gli ha dato il cazzettino nei gingilli? Quello fetente? Allora. Freddissimo dal dischetto. Con la freccettina, perché sennò non siamo. Grande freddezza dal dischetto. È arrivato il gol sul calcio di rigore. Bella, decisa, ferma questa conclusione. Non ha lasciato scampo al portiere. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Occhio, cerca l'area di rigore. Non è sempre l'ultimo che gli deve arrivare il pallone, ma è il primo. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Allora, il 62esimo. Paul Pogba. Tolisso. Buono. Guadagna metri verso l'area. No. Male qui l'attaccante su questo tiro ravvicinato. Ha optato per la precisione, forse Mendy e Carzua. Non riesco a spiegarmi. Forse l'ha colpita male. Fatto sta che la palla non ha preso l'effetto desiderato, terminando abbondantemente sul fondo. Cambio dunque nella Francia. Griezmann palla al piede. Vabbè. C'è la conclusione di dai, corrici! Controllata dall'estremo difensore. Aglio, la calcio di posizione concesso dal direttore di gara per il tocco con la mano. Ha il pallone in terra. Con la mano. L'arbitro non poteva far finta di niente. Umtiti. Varane. Oh, che ti cavolo sono? Sidibé. Francia che si avvicina alla zona d'attacco. C'è una terra rotolando. Si vede c'era l'erba morbida e ha detto io voglio ruzzolare un po'. Dai, oh, ma lo fermate qualcuno. Grande. Kanté. Vai, laggiù, 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 laggiù. Lemar. Antoine Griezmann. Si avvicina all'area. Interviene proprio all'ultimo e salva. Questa qua la rovesciata per spazzare. Finisce in out, rimessa per la Francia.
L'allenatore opta per un cambio. Tolisso. No. 600 secondi da giocare ancora. Oh, passata. Ci sono metri a disposizione. Soccotti. Marin. Che sei matto. Lemar. Antoine Griezmann. Vai. Palla di Griezmann. Palla buona per Mbappé. Gol annullato. Come annullato? Ha già fermato l'azione per la segnalazione dell'assistente. Il giocatore non deve essersi accorto del fischio e ha proseguito l'azione. C'è aria di cambio. Potevo dire direttamente senza passare. Mannaggia. Vabbè, comunque siamo 3-0, Non è un gol importante. Ancora 4 minuti da giocare. Marin interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Vai. Che vai però. Vabbè. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Ha sbagliato. Sono 3 i minuti addizionali concessi dall'arbitro. Che rabbi questo qui. Che calciarebbe. Attenzione. Allora, qui la girata di testa voleva essere buoni. L'impressione è che l'abbia impattata con la parte alta della testa, non buono. Con la fronte. Ne è uscita fuori una conclusione inguardabile. Malteso. Non ha dubbi l'arbitro, c'è la Okay. Tempo scaduto. Partita tranquilla. Fischio del direttore di gara. C'è stata una sola squadra in campo oggi, la loro e per gli avversari, notte fonda. Ronza. Il risultato che riflette il loro dominio nell'arco dei. Vabbè. Allora, adesso le partite con la Francia per il momento dovremmo essere a posto. Oh, adesso siamo con il Bari. Allora, abbiamo fatto 2 partite e se non mi ricordo male le abbiamo pareggiate tutte e 2, le prime 2 partite. Sì, 2 pareggi, 2 pareggi, ok, quindi non è iniziata proprio al meglio, infatti sto... mi sembra che quest'anno sia un pochino più difficilotto, qui no, cambiamo un attimino una cosa di Saloni, che vi ricordo Saloni è uno svincolato, quindi l'ho pagato, 0 l'ho pagato. Beh, simuliamo con questi, vediamo se fanno qualcosa di buono. Buono, 3A. Saloni non è più promettente, però spero di mandarlo almeno 82, sarebbe una bella cosa. E anche perché ne ho una marea di promettenti, quindi mi dispiacerebbe sprecare un posto per niente, però insomma. Allora, vi faccio vedere la rosa che... Ripeto, abbiamo fatto 3 stagioni con il Bari, abbiamo fatto la prima in Serie B, che l'abbiamo vinta, abbiamo fatto la seconda stagione, siamo passati dalla B alla A, e siamo arrivati secondi, e adesso questa è praticamente la terza stagione, quindi la seconda in A che stiamo facendo, e abbiamo Boyer con 79 di overall, abbiamo Han Kwan-song con 80, poi abbiamo Pereira che è un altro svincolato, 76, presso uno svincolato è buono. Gomez 76 di overall, Guadino 76, Salazar, che però Salazar lo vorrei cambiare perché non lo vedo molto presente in campo. Poi abbiamo Alexander Arnold, un altro buon giocatore. Saloni che è uno svincolato da 81, chiaramente l'ho preso, era 75 credo, quindi è cresciuto anche Benino. Poi abbiamo Carter Vickers 77, Sess con 76. L'unico pilastro che è rimasto vero del Bari è Mikhail, che è il portiere che in B ci ha salvato perché eravamo la squadra meno battuta di tutto il campionato, in A ugualmente ma non siamo arrivati primi e qui vedremo, però il problema è che non essendo più promettente
Credo abbia 25 anni, quindi nemmeno vecchio, 24-25. Non essendo più promettente, allenarlo ci mette un bel po' di tempo in più. Comunque, anche quello, se una volta che è andato via Saloni, guardiamo se metterci lui. Allora, qui niente. Ok. Poi l'unico problema del Bari è, faccio vedere, le sostituzioni, perché abbiamo Eduardo, che non è un buon attaccante. Bastian è buono perché in B ci ha fatto una marea di gol, in A si è un po', diciamo, sgonfiato, però sempre un buon COC. Poi abbiamo questo Latte che l'ho preso, non ho svincolato, l'ho preso solamente per il nome, Latte mi piaceva e quindi andava preso. Poi abbiamo Keita, abbiamo Simic, Mattiello e Torres Aguilar. Mattiello sinceramente non era in programma di prenderlo, perché io tutti questi giocatori qui è dalla Serie B che li stavo adocchiando, poi alla fine me li sono andati a prendere, tranne gli svincolati, quelli li ho trovati per caso. L'unico che, diciamo, non era in programma era Eduardo, Mattiello e Boye. Ah Kwang Song nella prima metà della stagione in A dell'anno passato era veramente bravo, poi anche lui si è un po' fermato. Speriamo che quest'anno riprende. Boye sta andando verso l'80 di overall, ma no, non mi piace, non lo vedo in campo che fa grandi cose. Può essere che tra loro due non ci sia compatibilità, non lo so da cosa dipende, però vorrei andarmi a prendere un Gabigol che è un 80 di overall anche lui, vediamo dov'è, che non sarebbe male, però ci vuole sui 30.000. Io se è una cosa che dovremmo fare a gennaio, se riusciamo a vendere comunque Boye, che andrà sicuramente a 80, dovremmo venderlo a 30.000 pure lui. Dov'è? Non c'è più. Un po' l'ho messo qui da qualche parte, è sparito, non vuole essere considerato. Alla fine, eccolo qua, un 81, 23 anni, quindi io tutti quelli della scuola credo che il più vecchio sia Mikai con 25 anni, quindi 23 va bene, però comunque di solito io prendo sempre 20 perché comunque li preferisco promettenti. Comunque è un ottimo giocatore, mi piace, è attaccante, poi insomma lo conoscete meglio di me perché poi non è che li conosco più di tanto, però il problema è che vogliono tra i 26 e i 36, è veramente tanto. Io credo che ho tipo un 10 milioni dietro di soldi liquidi, magari vendendo Boye si raggiunge la somma desiderata. Poi ce n'era un altro che io volevo prendere come esterno destro, che era molto, vediamo un po' se lo trovo, era ottimo perché ricopriva un po' tutti i ruoli, mi piaceva proprio. Anche quello l'avevo adocchiato già l'altro anno, perché poi tanto quando lo adocchio mi restano nella testa finché non li provo o non li prendo, mi restano sempre lì, però ora a trovarlo. Ah, eccolo qua. Anzi, esterno sinistro, Richarlison. Esterno sinistro, AT e DCOC, quindi lui fa tutto. È un 78, quindi è buono, 22 anni, quindi ancora più giovane, e sui 18-26 mila. Beh, non sarebbe, lui mi piace veramente tanto, giovane, ricopre un sacco di ruoli, quindi può andare ovunque, e secondo me molto probabilmente anche promettente. Il problema è il prezzo, quindi io tra lui e Gabbi dovrei spendere sui 30 30 50 mila, devo racimolare 50 mila per due giocatori. Però sì, è una cosa che devo fare, anche se poi mi mancano i sostituti, perché qui mi mancano i sostituti, c'è poco da fare.
perché qui mi manca, ci dovrei avere il triplo di personale qua, non c'ho niente. È che Luis Enrique non. Mi sono pentito già dal primo giorno che l'ho comprato, mi sono pentito subito. Però io prima di tutto voglio sistemare alla perfezione quelli che giocano, la prima squadra, quella, la rosa ufficiale. Poi una volta che avrò sistemato la rosa ufficiale, che ho tutti i giocatori che mi piacciono, indipendentemente dall'overall, tutti i giocatori che mi piacciono e che mi convincono, tipo Saloni mi convince, Alexander mi convince, Carter, Sesko. L'unico, Salazar, Boye non mi convincono e io finché non ho la rosa perfetta punto su quello, poi dopo punterò anche sulle riserve. E quindi noi intanto andiamo a fare la partitella col Palermo. Intanto vediamo un po' il rischio, perché poi quello si fa male e non c'è il sostituto, quello se, poi ci sono mondiali, quello se ne va. È un po' un casino, però se io devo prendermi, cioè devo fare una cosa alla volta, sennò non riesco. Allora, Leandro Escalante. Ok, tanti so già chi devo prendere, quindi sta gente qui non è che mi interessa. Che vuoi? Che è Edoardo, sto attraversando un po' più di forma ultimamente, mi sento bene, spero che non mi manderà in panchina la prossima partita. Ci posso anche mettere, però. Dove sei? Guarda, vai. Però se fai delle cappellate ti cambio. Ti do il cambio alla velocità della luce, sappilo. Vai, stai in forma. Andiamo a fare il Palermo, va. Non è scontata sta partita, eh. Una perché sono fuori forma io e due perché io ho fatto un po' di prove così per riprendere anche un po' la mano. Ma mi sembra che quest'anno è più tosta dell'altro anno. Eppure ho i giocatori migliori, eh? Perché insomma ho preso della Gara da non gente perdere, sicuramente manca poco migliore. all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Un saluto a tutti da Pierluigi Pardo e Stefano Nava e grazie per aver scelto anche oggi di restare in nostra compagnia per questo Palermo match. l'avevamo anche Un in B, saluto e un l'avevamo grazie anche da parte mia, strabattuto Pier, in B. e speriamo di divertirci, di far divertire la gente a casa. L'incontro che stiamo per seguire, vede di fronte Grande Mica. Palermo e Bari. Fasce Che del pensi della capitano a squadra ospite, vita? Stefano? Troppi pareggi rischiano di minare le loro speranze di accedere alle coppe europee. Per questo dovranno fare di tutto per Sì, ma incassare una non vittoria. portare come li In odio sti Bari, squadra che documentatori, vuole fare portano rogna meglio in una maniera dell'ultimo impossibile. match, Stai quello interno, pareggiato, dunque in casa contro la zitto. Tutti Juventus. Gli piccini, oh. episodi li hanno condannati allo Da là, 0-0, ma sono tutti convinto nani. che abbiano grosse chance di Ecco vincere perché questa vengono gara. sempre buttati a terra. Vai, speriamo, eh. Sfida Vorrei che ha avuto fare una inizio, partita primo pallone tranquilla. toccato Sta al Palermo. Match importante, Pier. Entrambe le squadre zitto, ci tengono a fare mette bene. Molto pressione. dipenderà dal loro approccio alla partita. Ecco Vai Gomez. gli 11 di partenza del Palermo. Vai Pereira, Si scioglie in Pereira. campo con un Vai, grande 3-4-3 Pereira. marcatamente offensivo. Le premesse per assistere a un incontro ricco di emozioni e speriamo anche di gol ci sono Qualcuno tutte. però si Oh, ci faccia resta che aspettare e vedere. vedere. Vabbè, Attenzione all'azione del Palermo. niente. Lunga Bravo. palla Chi è? lateralmente. Saloni? Stato? Saloni ragazzi non superano, eh. Saloni è una roba incredibile. Bella, vai, Passaggio insisti. intercettato. Insisti, dovresti Buon volare, pari. dovresti. Attenzione, tutto solo. No! Prova a piazzare. Pronti via. Ed è già arrivato il primo gol del match. Grande Male. partenza. Hanno scelto di Come al attaccare solito, sin gol dall'inizio della incasinato, partita, brutto, come sorprendere la la formazione fame, avversaria. Un però. approccio che sembra aver funzionato. Anzolo, io lo chiamo Anzolo, dovrebbe volare un po' di più. È 1,50 m. Sono riusciti a battere il portiere Vabbè con che questa splendida 10 fuori carte conclusione. sue Sembra facile sono far gol del genere, ma 3 bisogna di un altro, annusare la però. pericolosità dell'azione. Lui c'era, lì davanti, si è fatto trovare pronto al Ok, momento giusto. visto, ho parlato male di Salazar. Come al solito, no? Parlo male di uno, fa gol. Parlerò male di tutti da un po'.
Ed ecco dunque arrivato il primo gol Poi del se ragazzi se si 4-0. guadagnano la palla se si guadagnano la pagnotta li tengo, sono sempre pronto Attacco del Palermo, sempre pronto a cambiare idea nelle cose. Alesami. Un grande Guadini. Di ciò voluto. Recupera palla. Saloni, sempre Saloni. Vai, 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 vai. Vai, vai, contropiede, contropiede, contropiede. Passa Gomez, era passato, mannaggia. Occhio vai, alla vai, vai, ripartenza. Gomez, vai, Gomez, vai, Gomez. Dai, fallo! Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Fate che qui falli. Aspetta un'azione fai. Davvero pericolosa. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Va bene, ecco va bene. Se non qui vedo belli tosti. Con il quale si sono portati avanti. Allora. Non troppo, eh. Alla messa in mezzo. Azione che sfuma. Non va nessuno. Pericolo, com'è il campo da preti? Quando il pallone va lontano nessuno ci vuole andarci. Può scambiare con il compagno. Ma me li sporcano tutti. Spazza via il pallone. Perché? Barreto. Occhio al contropiede, se mai. Naturalmente con un gol non siamo tranquilli assolutamente. Punta l'area. Potrebbe crossare. Guadagna metri. Dai Saloni, dai Saloni. Si ripartirà con un calcio di punizione. Ma fuori. Ok. Non mi piacciono calci di punizione fuori così. Vai qui. Vai Grande Gomez. Chiusura difensiva. Però cacchio Gomez, se gliela ripassi è inutile. Prova a sorprenderlo. Non devi cavi. Un bel tiro questo. E dunque calcio d'angolo. Cross verso il centro del palo. Madonna! Tiro via, tiro via! Attenta, perché? Palla allontanata. Dai contropiede, dai contropiede, stocchiamo un altro. Ecco. Fanculo però. La difesa la meglio e allontana il pallone. Guarda che s'azzeccano. Guardo. Corri guardo! Accidente a te, guardo. Manco come neanche la corsa. Maragna metri. Neanche la corsa. Barreto. Salazar, oh. Vai, vai. Dai, dai, grande Pereira. Ha spazio per andare. Ci riprova. Tira! Ho sfondato il tasto del tiro e no, non ha tirato. Va bene. Attenzione all'azione del Palermo. Ma miglioriamo qualcosina in difesa, ci diamo da fare. Dai. Può correre lungo la fascia. Epine. Cerca il traversone. Ercole, non c'è mai uno al momento giusto. Alesami. Buone quelle scelte. Comunque è faticato anche questa, spogliatoi 1-0 alla fine della prima frazione. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo grande se salve. Riuscirà a farne altri. Allora, Sara si sta comportando di molto bene. Se continua così me lo tengo, però cominciamo non cambia che tempo. Magari lo mettiamo come sostituto, magari se riusciamo a prendere quell'altro. Riconquista ovviamente questo è morto, questo è morto, questo è morto, ce l'ha lasciato le penne. Da Pereira, da Pereira. Guadagna metri verso l'area. Attenzione pericolo. No! È riuscito lo stesso. L'avevo vista dentro. Vai bestie, l'avevo vista dentro. Sostituzione non in è vista. Possibile. Era ancora spettacolare se veniva.
Oh, sono uguali, e sono uguali. Come sono? Sono identici. Sono gemelli. Gemelli diversi. Dai, ma che Attuale qui l'indicazione del cazzate è? recupero. Attacco del Palermo, pericolo. Queste sono proprio le cazzate che ci fanno perdere la Palla partita. forte raso terra. Intervento non semplice qui del difensore. Chi è che ha fatto sta cavolata? E me l'annoto? Si era parlato Lo molto di questa scrivo? trattativa che in molti davano già per conclusa. Adesso è arrivata la conferma da parte della società che ha ufficializzato l'arrivo del giocatore. Fallo! Attenzione, Fallissimo! occasione! Attenzione! Ma che Ed so ecco fare la l'appoggio fa? del gol. Oh, cretino! Chance dagli 11 metri per loro e Ah, non l'arbitro è una tira fuori anche rigore? il giallo per il difensore. Giallo. Decisione che non fa una piega, Pier. Ha visto bene il Ma che direttore di gara. maiale! Ah, rigore! Perché, bestie? Troppo alto! Non è sbagliato, freddissimo Ok. qui. Perché bestie? Vabbè. Non che non possa tirare, ha sfondato il cameraman, poverino. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Nessuna esitazione, Un po' nessun centrale, nervosismo. Le ha messo io solo le l'avrei mani messo ed è appena riuscito a più di battere là. il Non portiere. male. Ha Ogni donato un tiro, adesso tanto. sono avanti 2-0. Ogni tanto. Barreto. Buono il dai vai. Ho fatto un fallaccio Ci che sono metri a disposizione. mi vedi proprio brutti, eh. Secondo me ci stiamo anche la scomunica proprio. Ciò certo. Ora famo Ferma ma non finita. controlla. Questa è Riconquista il la cosa possesso di grande, palla. ruba anche pallone, fa gol, ruba pallone. Esterno. Tutto. Qualcun altro però, non stai Intervento coperto tempestivo del laggiù, difensore che intercetta maledetto un l'avversario. famone, non serve a niente. Buona triangolazione. Come finire con questi Interviene proprio passaggetti all'ultimo e salva. a maledetto, andiamo. Mancano 20 minuti alla fine. Dai. Punta l'area. Questa è la cosa che te lo meriti pure. No! Pallone che ha superato la linea, sarà rimessa dal Sbagliato fondo. io. Vai SS Questa con sostituzione potrebbe Pomattiello. dare la scossa Così gioca anche un po' necessaria per lui. cercare il gol del pareggio, Pier. Grande SS. Ho avuto anche un po' di fortuna, eh. Occhio, cerca l'area di rigore. Perché abbiamo preso anche una traversa. Ha spazio per Vai, 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 andare. che ci sei, vai, che ci sei. Attenzione, tutto solo. Ma che. Nessun problema qui per il portiere. Perché il pallonetto? Non ne ha visto queste Il loro prossimo impegno di campionato sarà cose. in Se io guardo casa di tiro e teso mi fa il potrete pallonetto. ovviamente seguirlo in diretta, come sempre, su EA Sports. Con questo Gaudì. tacco lo voglio pulire il tacco. Ottima la circolazione di palla. Beh, c'è una grande organizzazione. È tanta roba, Ecco, la Pier. circolazione di palla Tanta abbiamo roba perso qui, eh. pallone. Se stavate zitti. Occhio a Oh, quel tiro. Colpo tentato è corri buono per dimezzare lo svantaggio. È un gol importante, prezioso, che li Pereira, rimette vai. in partita. Sono Vieni 2-1 latte. adesso dalla rimonta. Un gol che può riaprire la partita quando manca poco. Manca poco, è vero. La partita si è riaperta, sarà un Infatti, ma finale state zitti, non interessante. si è riperto nulla. Il punteggio adesso è di 2-1. 83, non manca così pochissimo. Macchiello. Che fai, Palla in Mattiello? mezzo dopo un buon intervento. Ha pulito l'area concedendo il calcio Ragazzi, d'angolo. non l'andiamo a pareggiare, eh. Non l'andiamo a pareggiare Occhio a perché pallone in mezzo. La allontana di pugno. non ci credo, eh.
raggio di testa al compagno. A spazio, prova allo no. Barreto. Ma perché non può? C'è sempre da soffrire fino alla fine. 2-0. Mattiello. Lasciala 2-0, no, ma perché devi sempre. Sono 3 i minuti a dire. Poi saranno cotti anche loro, no? Cincinino, dico. Mica solo io. Vai latte, corri. Guadagna metri. C'è il tiro. No, che tiro. Che tiro doveva. Vabbè. Ecco il triplice fischio che mette fine al match. Vattene, ha capito ancora. E l'arbitro mette la parola fine su questo match, ovviamente molto sentito, molto emozionante. Attenzione, tutto certo, uno di colore si chiama latte, era il corno. Ok, comunque infatti sarà già 9.1. Abbiamo Eward 7.2, non ha fatto niente. Anquanson che è andato vicino al gol, però ha fatto una petecchiata, però diciamo che andare abbastanza benino. Vestin, Guadino, va bene. Salazar grande. Saloni, come al solito, Saloni va benissimo. Quindi Eduardo, come al solito. Sì, e poi ti vendo io, ovviamente. Al tempo debito. Al tempo debito, io te vendo. Allora, continuo con Reson del Nord. Han Solo, Gomez e Boglie. Saloni, io continuo. Mi dispiace che c'è talmente tanti da allenare che tenere uno che non. Bravo Saloni. 77 Gomez, no, perché non mi deve dare soddisfazione. Ok. Oh. Abbiamo anche, siccome siamo arrivati secondi l'altro anno. Sì, sì, va bene, tanto ci pensa quando è il momento giusto, ci pensi a te. Quindi abbiamo la partita di Coppa Europea. Aia, aia, questa è brutta. Barcellona, Schalke, Beri e Anderlecht. Che ci sta a fare io lì? Poi subito con il Barcellona. Partita di Coppa Europea. Bari Barcellona. Io ho paura. Posso dire? Ci posso dire che ho paura. Allora, intanto guardo. Ti saluto. Gli altri li lascio così anche perché non è che c'ho scelta. Questa è tutta robaccia. Qui vanno solo aumentati. L'unico da vendere è Waldo. Il resto va bene anche così. Latte e Torres ci stanno per fiori. Sono dei figuranti, capito? Sono delle comparse. Non è che stanno lì a fare qualcosa, però. Mi sono fracassate le cuffie. Sono attaccate solo al filo del microfono. Ah, invece il microfono funziona bene. Ho capito. Succede. Anch'io le mie sono sulla strada per fracassarsi. Sono lì. Hanno la sua veneranda età. Allora. Andiamo di bianco. Bella avrà anche sta maglia. Comunque, Bari Barcellona. Spero di non perdere 4-0. E nemmeno 5-0, nemmeno 6-0. Vorrei fare un perdere un 2-0, ma andrebbe bene. Torneo che apre dunque con la prima gara della fase a gironi. Che partita ti aspetti, Stefano? Entrambe le squadre vorranno esordire con un risultato positivo. Perdere significherebbe già dover rincorrere le avversarie. Alla fine potrebbero anche accontentarsi di un punto. Ma scherzi. Sfida che promette spettacolo, questa tra Barcellona e Bari. Mikai, mi raccomando, è tutto in mani tue, come al solito. Mikai, ancora non ho provato a chiamarti, però va bene.
Tutti nani, va. Prima giornata della fase a gironi Vai, del ma cosa... Champions Cup. Barcellona, Schalke, Under League, così importante e Bar. prestigiosa, e chiedo un giudizio. Secondo me non sanno manco che l'ennesima stagione che esiste in Champions il Cup ha portato grossi cambiamenti in casa Barcellona. C'è grande voglia di rivalsa tra i giocatori che sono rimasti e la volontà da parte dei nuovi arrivati di dimostrare di meritarsi sul campo una maglia da titolare. Lo Schalke ha sfiorato più volte l'impresa in Europa, fermandosi a un passo dalla meta. L'unico questa alto è Michael, tutti gli altri possa sono tranquillamente ambire almeno al primo posto nel girone, poi quello che sarà sarà. Volatili per diabetici, come diceva il mitico Ronzo. Penso che chiunque abbia visto giocare almeno una volta in Barcellona sarà rimasto certamente non indifferente di fronte alla qualità delle trame di gioco. Non voglio leggere. Blaugrana sono stati la squadra più Non voglio leggere. Messi. Oggi continuano a dare lezioni di calcio. Ottime sensazioni per questo match. No, vuoi andare via? Vuoi andare via? Vai andare via. Ecco, andare a casa. L'11 della formazione ospite. Latte, io va, cioè di là c'è Messi e vengo con uno che si chiama Latte, capito? Latte. Riesce a Messi, te che c'è il suo Latte. Da parte dell'allenatore modulo che garantisce la Puoi vincere. Copertura senza sacrificare Messi versus Latte. Il Bari, squadra che vuole aggiungere un'altra vittoria al proprio cammino dopo quella in trasferta del match precedente contro il Palermo. Stessa cosa. Di oggi possa fare che cambia? I piedi per terra. Palermo, Barcellona, tutti, siamo tutti lì. Penso infatti che perderanno. Penso infatti che perderanno, ma la Sergi Samper. Io ti denuncio. Gundogan. Ti denuncio, penso che per io ti denuncio. Suarez. Mi mandi in mandi le ielle, le sfide. Il marcatore. Molto facile andargli via. Intervento tempestivo del troppo facile andargli via, ma non dovrebbero essere il pistolero Luis Suarez proverà i commentatori a fare cose importanti e magari anche a trovare la via del gol. La sua presenza in campo ci non riesco a fare un metro di gol e spettacolo. Vediamo se sarà così anche per questo match. C'è spazio per andare. Un'occasione per passare in vantaggio. No, recupera il pallone con un intervento decisivo. Andy Peters. Apre il gioco. No, Pereira, vai Pereira. Copa, rincorri sto minchia di pallone però. Senza problemi. Vai, gioca a te, Oronzo, vieni. Siamo chiusi proprio. Occhio, vai, vai che ci credo, vai che ci credo. Non ci credo più. Klein. Tentativo di chiusura. Mannaggia. Dove? Cosa? Che è successo? Il Manchester United ha messo una volta per tutte fine a tutte le voci di mercato, ai rumors e a tutte le speculazioni. È arrivata l'ufficialità del nuovo acquisto. Era quello che stavano cercando e sono riusciti a prenderlo. Un acquisto mirato. Ma dai indietro al compagno. E l'abbiamo levato a Messi. Vieni. Corri, corri, Sess, corri! Dai, ma che cazzo di passaggio è? Legge bene questo pallone. Ma perché? Paragna metri. Suarez ha avuto il pallone. Io non capisco perché era gol quella, era un gol fatto. Davvero un errore imperdonabile. Non è perché il Barcellona se c'è la porta vuota non si può tirare perché non facciamo gol, si può anche tirare. Bartra. Ecco, ma si potrebbe anche tenere il pallone da piedi un secondo in più. Barça nella metà campo avversaria. Ha spazio per andare Jordi Alba. Andi qua lì. Un'operazione pericolosa. Ripartono in campo. Vai Boye, fatti valere la tua sporca vitaccia. Sta avanzando. Vai Boye, corrilo Boye, corrilo. Può metterla da lì. Ma pallone in mezzo. Fanne uno un po' teso. Te. Apre bene di testa. Deulofeu.
Grande Alexander, Alexander si sta comportando bene, eh. Claudino. Dai ragazzi però, occhio al suo movimento. Vai, 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 vai. Attenzione, pericolo. Tiro, porca, se l'ha allungata troppo. Che ha fatto? Gli ha girato intorno con la scivolata. André Gomes. Grande, chi è? Chi è? Chi è? Chi è che deve avere il pallone così? Boye, Boye. Vai, Boye. Vai, vai. Ha spazio per andare. È tutto solo. Salgo gli difensori per sfruttare questo corner. Può essere l'occasione giusta per il non riesco. Mannaggia. Palla messa in mezzo. Dai. Colpo di testa. No. Intervento di puro istinto del portiere. Parata dal coefficiente di difficoltà altissimo. Mamma mia. Ragazzi, sto prendendo grinta. Sto prendendo grinta. Provano a ripartire. Sto prendendo grinta. Gundogan. Sì. Sandokan. André Gomes. No, scusate, ho sbagliato, sbagliato. Vantaggio per il Barça. Occhio. Era sbagliato io. E dai, falla passa una, no. Dopo il vantaggio. È sbagliato tasto. Andiamo. Seguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. Gundogan. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Gundogan la prossima volta ce l'ha a casa. Minchia, non è una scheggia. Dice che può bastare 0-0. Bella partita. E abbiamo avuto sfortuna, se non un golletto si faceva pure. Allora però il secondo, saranno cotti. Allora io non tocco niente perché la magia, non vorrei spezzare la magia che c'è. Vediamo. Si riprende a giocare in questo secondo tempo, match valido, lo ricordiamo. Adesso per la sono prima stati meravigliosi. I due allenatori avranno dato sicuramente istruzioni alle loro squadre. Ecco, non cominciamo a far scivolare a caso, eh. Vediamo come cambieranno Ande. Le cose dunque nella ripresa. Vai Boye, Boye. C'è spazio per andare. Ha sui piedi il pallone del no, cazzo, allora sembrava buona. Era angolata bene. André Gomes. Correte, che puzza di bruciato. Si è servito molto bene. La mette dentro forte la sotterra. Tirate via, cazzo. Però muoviti a passare, tre ore te lo dico. Messi. Gundogan. Sergi Samper. La famo? Gundogan. Hai detto Gundogan, lasciala a casa. Poi ci fa gol, per il Barça. E ti faccio girare a mezz'ora, Gaudino. Si avvicina all'area. No, no, non a lui, non a lui, mannaggia. Non a lui. Puntuale qui il difensore nel recupero. Oh, ma corrono più veloce il Barcellona questi qua. Bravi qui a bloccare tutto. Dai Pereira però. E muoviti. No, che è un cross adesso qua. Grande peste. Non la sprechiamo, non la sprechiamo, non la sprechiamo. Cazzo, non mi riesce a entrare. Può avvicinarsi alla porta. Ma tiraci! Sicuro. Che è già la seconda volta che feste cappellate. Tira una bomba di potenza. Si sono cavolati mo. Prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversario. Lo stupido. Senza fronzoli. Ti ce l'avevo io. Gundogan. Ush.
prossimo incontro di campionato li vedrà impegnati fuori casa, gara come sempre visibile qui su EA Sports. Andrea Alessandro, ragazzi, sto giro si è fatto un sacco di volte. Pure gli altri, eh. Per andare in contropiede. Adesso vai bestia. Bruciali. Con questa palla punta la porta. Attenzione, occasione in più. Oh, indietro, ce l'hai lì. Intervento tempestivo. Perché? Del difensore che intercetta il passaggio. Ragazzi, allora se non tirate mai c'è. Manca 8 minuti al termine della partita. Vabbè. C'è stata l'opportunità di far gol, eh. Pereira, ragazzi, lo vedo in difficoltà, ma proprio di movimento. Gaudino. Occhio al suo movimento. Occhio che guadagna metri. Crossa verso il centro. Dai. Bravo qui il difensore. Da come cazzo fai a non far mai gol così? Come cazzo fai a non far mai gol così? C'è il campo. A un metro da, ma nemmeno un metro. Da lì può provare. No, ma non è possibile. Ma non ci voglio credere. Ma non ci voglio una credere. Equilibrata, intensa, che è finita direi giustamente in parità. Ma grande. No. Nessuna delle due squadre è riuscita a imporre il proprio gioco. Stefano, come giudichi la prova odierna di Luis Suarez? Non ha giocato ai suoi soliti livelli, no, no, no. È apparso spaesato in campo. Comunque grande pari. Non l'avrei mai detto, ha giocato veramente bene, abbiamo avuto sfiga. E con la sfiga abbiamo pareggiato con loro, eh. Salazar non ha fatto niente, Pereira non mi è piaciuto. Guadino ottimo, Carter Vick, Alexander ottimo. È un one song che io non riesco a finalizzare. Non riesce a finire, come se ci avesse le gambe di pasta frolla. Ma vediamo se l'alleniamo sulla finalizzazione. Ok, allora. Io direi al momento, ragazzi, vediamo un po', andiamo un attimino avanti. Allora, la squadra Millwall si è interessata ad acquistare Aiden, va bene, ma piglialo, vai. Tanto Ade, noi non ci facciamo niente. Un TD di 67, non lo voglio manco allenare. Se accetta, va bene. Allora, io direi che al momento concludiamo qui la live, perché oggi ho fatto una live un pochino più breve, perché devo ho un impegno e devo staccare. E quindi, ricapitolando, abbiamo fatto una partita con il Palermo e abbiamo vinto. Abbiamo fatto due partite con la Francia, le abbiamo vinte tutte e due, però vabbè, la Romania e Irlanda, se non mi sbaglio. Quindi non niente di che, però l'ultima con il Barcellona, secondo me è stata bellissima. Poi potevamo, forse abbiamo avuto paura di riuscire e non lo so, ci siamo bloccati davanti alla porta un paio di volte. Ho avuto sfiga che abbiamo preso pure un palo, però secondo me abbiamo avuto anche un po' paura, secondo me, di segnare, come se fosse una cosa irrealizzabile. Però ragazzi, l'unico che non mi è piaciuto Pereira, e anche Salazar ha avuto quello spicco. Solo Salazar lo tengo d'occhio e Pereira lo tengo d'occhio, gli esterni sono importanti. E comunque il nostro obiettivo fondamentalmente è quello di tenerci a galla fino a gennaio, quindi di strada ce n'è sempre, per poi andarci a prendere. Tanto quando ho una cosa nella testa, finché non la risolvo mi resta nella testa, quindi è inutile andare a cercare altre cose. E sono per ora gli unici due che ho nella testa, dopo che mi sono entrati nell'occhio,
Poi il resto sinceramente non... Ecco, Richarlison, che è un buon 78, esterno sinistro, esterno destro, attaccante e COC, quindi c'è ovunque, è ottimo. Questo solamente per le posizioni che ricopre è ottimo. Poi 22 anni, molto probabilmente ancora allenabile. Quindi... E il secondo è Gabigol. Il problema è che per tutte e due ci vogliono una cinquantina, se non di più. 50 milioni. E il problema è che ne ho 10 alle spalle di liquido. Poi liquidi. Poi eccolo qua. 81, però sarebbe un bel colpo. Mettiamo lui, Gabriel, lo mettiamo accanto a Han Solo. Speriamo che riesca ad ispirare anche il giapponese là, o coreano, non mi ricordo di dov'è, insomma, vabbè. L'asiatico. Vediamo che sia di ispirazione. E però, anche se non fosse di ispirazione, magari facesse tutto lui, non sarebbe male. Noi a gennaio dobbiamo vendere Eduardo. Possiamo vendere anche Torres, che non ci serve a niente. Possiamo vendere anche latte, possiamo vendere se proprio ci servono i soldi. Però non sono importanti. Lui, che sarà sicuramente da qui a gennaio, sarà un 80 di overall, se non 81, ma non credo, forse più 80. Possiamo venderlo e praticamente già 80, insomma, Gabby 81 di overall, se non mi sbaglio. Quindi magari a un trentino ce lo vendiamo, con i soldi di lui ci prendiamo più o meno Gabigol, e con i soldetti riciclati un po' da Eduardo, un po' da Torres, un po' da latte, un po' da questi scarti da Luis Enrique, che mi sembra Luis Enrique vale 5, Eduardo anche lui vale 5, quindi sono altri 10. Se sì, forse ha un più 15, fra se vendiamo bene un po' le cose, forse ci arriviamo. Più 10 ce l'abbiamo, 25 ci si dovrebbe fare. Però devono arrivare le offerte. Comunque, per il momento è sempre presto, però l'obiettivo del momento è di allenare il più possibile, di rimanere nella zona, nella fascia, diciamo, nella fascia medio-alta, almeno sesti o quinti, non sarebbe male, fino a gennaio. Poi se riusciamo a prendere questi due giocatori, secondo me, facciamo la svolta. Poi al limite mi tengo Salazar e mando via Pereira. Vediamo. E anche Pereira, essendo uno svincolato, è tutto di guadagnato. Poi una partita non pregiudica nessun giocatore, nel senso. Salazar, Pereira è entrato da poco. Salazar è già un pochino di più che ce l'ho, quindi. Ha brillato nel Palermo, ha brillato, però poi. Bisogna vedere. Quando abbiamo giocato con il Palermo, ha brillato, però poi bisogna vedere cosa combina. Pereira. Vediamo. Va bene, ragazzi, io comunque direi di concludere qua. Mi dispiace che oggi ho fatto un'oretta solamente, però purtroppo devo andare. Ricordo di iscrivervi su Twitch, se non siete iscritti, che tutti i giorni alle 6 c'è la live, cioè dal lunedì al venerdì. E su YouTube, perché dal lunedì al venerdì posterò la live intorno alle 16, e più ci sono altri 300 gameplay, sono bellini da vedere. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio, ci vediamo lunedì. A parte se non ci sono qualche live extra. Alla prossima.